Ebbene sì, siamo all'ottava puntata. Cosa penserebbe Dante della guerra in Ucraina e di Putin? Vi anticipo soltanto che Dante è un grande esperto di guerra, ha partecipato ad una battaglia in cui ci furono 2000 morti in un solo giorno. Vai con la sigla. Cosa penserebbe Dante di questo bombardamento russo, della minaccia nucleare, degli attacchi hacker, di una guerra fatta sostanzialmente a distanza con migliaia di civili morti? Per tentare un'ipotesi, dobbiamo capire che tipo di esperienza ha avuto lui in battaglia e come concepiva la guerra. Siamo nel 1289, sulla piana di Campaldino. Due enormi eserciti si scontrano. E Dante Alighieri, a soli 24 anni, si ritrova in prima fila. Egli combatte per Firenze, tra i Guelfi, che appoggiano il papato, contro gli aretini di Arezzo, che invece erano ghibellini e appoggiavano l'imperatore. Dante era un feritore, una tipologia di cavaliere che senza paura ingaggiava il primo attacco in battaglia. Partono gli aretini con una carica furiosa. Dante, purtroppo preso dalla paura e dall'attacco, è costretto a fuggire. Ma questa fuga poi permetterà a Firenze di circondare l'esercito aretino e di vincere la battaglia di Campaldino. Questo per farvi capire che probabilmente Dante non avrebbe accettato la guerra a distanza che si sta combattendo adesso in Ucraina. Lui risponde a un codice cavalleresco del Medioevo, fatto di virtù, coraggio. Ha bisogno di guardare in faccia il nemico, non di distruggerlo a distanza. E questo stesso codice gli impone pietà, cortesia. Non va per i villaggi uccidendo bambini e innocenti, si incontra su una pianura per risolvere la disputa. Tutto ciò spinge il sommo poeta a fare delle ricerche sull'autore di questa vile aggressione, ovvero Vladimir Putin. Dante, oltre a scoprire che ha ucciso o imprigionato centinaia di giornalisti e oppositori, scopre anche che nel 2020 ha modificato la Costituzione per rimanere presidente della Russia fino al 2036, nonostante già 17 anni di governo alle spalle. Siamo di fronte a un dittatore che reprime ogni forma di protesta del suo popolo per questa guerra e addirittura sta rischiando di affamarlo per mandare avanti il suo esercito. Il sommo poeta li chiamava tiranni, un potere autoritario basato sulla violenza. E avevano anche una collocazione ben precisa nell'inferno. Siamo nel settimo cerchio, primo girone. Putin è completamente immerso nel Flegetonte, un fiume maleodorante, fatto di sangue ribollente. Qui vengono puniti i violenti contro il prossimo, gli assassini, e più è grave la colpa e più sono immersi in mezzo al fiume. I tiranni sono immersi fino alle ciglia. E come in vita si macchiarono di sangue, così ora sono immersi nel sangue. Bene, con questo contrappasso vi saluto, non vi nascondo che a volte vorrei che la Divina Commedia e in particolare l'Inferno fosse lo reali. Speriamo che questa vile guerra si risolva nel più breve tempo possibile e non si trasformi in qualcosa di più grave. Onore al sommo poeta e alla prossima puntata.